Quello che sta accadendo oggi è un momento importante, molto delicato, numeri veramente elevati di positivi. Chiaro che oggi vengono trovati molto di più perché hai gli strumenti, i tamponi, tutto quello che serve per poterli rintracciare, cosa che era impossibile a marzo o febbraio. E quindi il numero impressiona. E quello che in realtà, insomma, ancora va tenuto con grande attenzione è il numero dei ricoverati, perché quello è indipendente dal sistema, anche se oggi abbiamo più strumenti per gestire al meglio questa cosa, quindi la struttura sanitaria ha più modalità, diciamo, più forti di poter contrastare la malattia, il numero dei ricoverati è un numero importante. Quindi si capisce molto bene che il famoso ritorno c'è stato, quello che era da valutare, che è stato prezioso l'investimento fatto allora in strutture come quella di Civitanova per un'eventuale seconda emergenza. E che bisogna adesso vedere se queste misure che sono state prese saranno sufficienti per il contenimento. Certo, la filosofia di chi pensava che fosse tutto finito e non valeva la pena investire, anzi era uno spreco chi aveva investito, si sta ribaltando nel suo contrario, cioè nel fatto che invece forse oggi si sta analizzando che serviva qualcosina in più ancora per affrontare meglio il passaggio. Io continuo a guardare i numeri, ovviamente da cittadino. E da insegnante poi vedo anche riflessi importanti che ci sono sulla scuola. Sappiamo insomma quanto è delicata questa situazione, quindi mi sento soprattutto il pensiero in questi giorni mi è andato a tutti quelli che stanno in prima linea, come erano allora, adesso ritornano di nuovo allo stesso impegno. È veramente un messaggio fraterno a tutti loro.